volendo cercare di veramente far finta di niente, far finta che esiste un virus, andiamo a cercare fra gli asteroidi, visto che lo zodiaco non ci dice niente a riguardo. E l'unico asteroide che io posso tenere in considerazione è Igeia, ok? E effettivamente a partire dal 24, non dal 27, dal 24 novembre, Igeia si è messo in quadratura a Plutone. Quindi i due possibili responsabili della nascita di un virus si sono messi in quadratura. Quindi ho detto, vuoi vedere che l'interazione fra Igeia e Plutone crea questo? E allora è soprattutto un'interazione negativa, un'interazione dura attraverso una quadratura. E quindi mi sono detto, andiamo a vedere a sto punto dove era Igeia quando invece è scoppiata la scorsa pandemia. Sono andato a vedere e Igeia era non più in bilancia come lo è adesso, ma in Toro, e in realtà faceva trigono. Aveva sempre una relazione con Plutone, ma faceva trigono, quindi un aspetto armonico, non più disarmonico. Quindi viene da escludere anche quest'altra possibilità, nel voler credere in un virus, la possibilità che sia stata che sia stato l'asteroide Igeia in collaborazione con Plutone. Però confrontando i grafici dell'esplosione della pandemia del 2020 e l'esplosione di questa, il rischio dell'esplosione di questa nuova pandemia, perché vedremo che il rischio è ben grave, perché rispetto alle altre varianti che ci sono state, comunque è una variante che arriva nel periodo del Sagittario, prima dell'inizio dell'inverno, quindi per l'Occidente, per noi soprattutto, può essere una variante che porta molte complicazioni. E allora, consultando i due grafici del 27 novembre, quando siamo venuti a conoscenza della variante Omicron, andiamo a vedere com'era il cielo. Allora, il cielo era più o meno distribuito similmente. Plutone era sempre in Capricorno, Venere era in Capricorno, Sole e Mercurio in Sagittario, e Marte in Scorpione. Ho voluto andare a vedere i gradi in cui questi pianeti si trovavano per vedere se c'era qualcosa in comune, perché Marte, Mercurio e Sole si trovano a dei gradi completamente diversi rispetto a quelli del 2020. Situazione diversa invece se prendiamo in considerazione Venere e Plutone, perché Venere e Plutone, bene, anch'essi si trovano in gradi diversi, ma sono spostati appena di 5 gradi rispetto ai gradi del 2020, e ciò che è particolare è che mantengono le proporzioni, la stessa distanza fra i due dal momento in cui è nata la pandemia Omicron e la pandemia del Covid-19. Quindi gli unici che hanno rispettato una certa pattern sono proprio i pianeti Venere e Capricorno. Ora che ci troviamo nella stessa situazione di un inizio pandemia, di una nuova variante, di un nuovo virus, quindi potremmo chiudere la nostra investigazione e vedere che quando una pandemia invernale si presenta, potrebbero essere appunto la presenza di Venere e Plutone nel Capricorno. Poi in seguito, nel 2020, è scoppiato il lockdown mondiale nel mese di marzo. Dopo questo passaggio di Venere, diciamo, la pandemia è scoppiata, e poi in seguito si è atteso l'arrivo di Marte per il lockdown mondiale, Marte che va a congiungersi a Plutone, a Saturno e a Giove. Quindi a questo punto continuiamo con l'indagine e cerchiamo di vedere quando Marte invece arriverà in Capricorno a congiungersi a Plutone, questa volta non troverà Saturno e Giove, ma vi troverà Venere retrograda. E sappiamo che nel 3 marzo ci sarà una congiunzione perfetta fra Plutone, Venere e Marte. Quindi in pratica dimentichiamo Saturno e Giove. Diciamo che ciò che ci preoccupa oggi per il futuro dei lockdown dell'economia sarà l'incontro fra Marte e Plutone, perché ormai Saturno e Giove se ne sono andati. Bene, quando Marte arriverà a congiungersi a Plutone, questa volta non sarà con Saturno e Giove, ma non sarà neanche solo, bensì sarà con Venere, che è rimasta retrograda, e si congiungerà perfettamente ad essa con Plutone. Ed è un qualcosa di assai particolare, perché quando invece c'è stato lo scorso incontro ed è scoppiata il lockdown globale fra Marte e Plutone, Venere quadrava Marte e Plutone. Questa volta invece si trovano tutti insieme.
Sembrerebbe che l'incontro fra Venere e Plutone, che ha fatto scoppiare la pandemia, ha avuto tale esito negativo. Questa volta Venere, invece, il 21 dicembre, passa in moto retrogrado, quindi avrà superato Plutone e torna indietro. E resterà a lungo fino a marzo, aspettando il suo cavaliere, il suo principe azzurro, il suo soldato, a salvarla dalle grinfie di Plutone. È come se Venere dice: no, aspetta, io non faccio come 2 anni fa. Questa volta io passo e torno indietro e cerchiamo di risolvere i conti. Mi fa pensare a qualcosa di positivo, soprattutto il fatto che poi Marte verrà in soccorso, cioè verrà anch'esso ad unirsi a questo trio di pianeti. Prima dell'arrivo di Marte a marzo, abbiamo detto che appunto Venere è il 21 dicembre che torna indietro, va in moto retrogrado e va ad unirsi in moto retrogrado a Plutone. Cioè praticamente gli è passata a 6 gradi di distanza, così come lo era nel 2020, oggi. Ed è nata questa nuova pandemia, così come nel 2020, quando era a 6 gradi di distanza da Plutone, ci sono stati i primi casi di coronavirus in Cina. Era verso l'8 dicembre 2020 i primi casi, e poi è stato dichiarato, è stato nominato come Covid-19 intorno al 31 dicembre. Quindi oggi ci troviamo in quella stessa situazione, quando Venere si trovava a 6 gradi da Plutone, ma il 21 dicembre Venere decide di non continuare il suo cammino e torna indietro. Torna indietro il 21 dicembre, e la cosa particolare è che si congiunge a dei gradi perfetti con Plutone esattamente a Natale, il 25 dicembre. Bene, Venere e Plutone saranno a esattamente 25 gradi e 43. Sono perfettamente uniti. La particolarità, e adesso torniamo ad Egeia, e questo è un qualcosa che mi preoccupa, perché se la scorsa pandemia con Egeia in trigono a Plutone era fittizia, era più panico che altro, questa volta Egeia è veramente implicata ed è il 25 dicembre avrà consolidato ancora più di più la quadratura che avevo detto all'inizio che faceva con Plutone. Ma non è tutto qui, perché un altro asteroide si congiungerà alla quadratura fra Egeia e Plutone, che è ormai divenuta quadratura fra Egeia, Plutone e Venere. Quindi Plutone e Venere congiunti perfettamente in quadratura ad Egeia, che sarà al 29° grado della bilancia, quindi sulla cuspide, congiunta perfettamente a un altro asteroide che si chiama Haumea. Allora, Haumea è una divinità, se non sbaglio, africana o sudamericana, che dà buon auspicio per le nascite, uno spirito, diciamo, molto collegato anche alla natura, alla terra. Bene, sarà completamente, perfettamente anch'essa congiunta a Egeia. Ma parliamo di perfezione, di gradi perfetti. Qua stiamo parlando di 29 gradi e 45, entrambi lo stesso giorno, alla stessa ora spaccata. Si troveranno tutti e 4 i pianeti in una congiunzione perfetta. Egeia e Haumea a 29 gradi e 45 della bilancia, e Plutone e Venere a 25 gradi e 43 del Capricorno in quadratura. Questo può far pensare che questa volta i problemi di salute saranno veri. Se consideriamo che nel 2020 i rapporti fra Egeia e Plutone non ci facevano pensare a un vero virus, e considerando che, secondo i miei calcoli, Plutone più che il virus è il siero, e considerando che questa volta Egeia, in questo aspetto formidabile, perfettamente in congiunzione con Haumea, è in quadratura con Venere e Plutone, che hanno detto che hanno lanciato la pandemia in un certo senso, o la paura della pandemia, questa volta saranno in quadratura, l'aspetto non sarà buono come nel 2020. E il problema è che quando Plutone ed Egeia sono in un aspetto negativo, là veramente ci possono essere problemi per la salute. E a questo punto la teoria può essere che effettivamente siano problemi di salute dovuti al siero più che a questa fantomatica variante, perché
se anche nel 2020 dovevano esserci dei problemi legati a un virus, Egeia avrebbe fatto più o meno gli stessi aspetti negativi con Plutone. Quindi con il passaggio di Venere ci siamo, quindi paura della pandemia, scoppio della pandemia, ma con Egeia non ci siamo, perché questa volta siamo in quadratura. Quindi questa particolare quadratura, veramente indicativa, potrebbe creare dei problemi seri a livello sociale, sempre a livello societario e a livello globale, perché Plutone è sempre in Capricorno, e anche nelle relazioni umane, perché Egeia e Umea si trovano in bilancia in questa quadratura, sulla cuspide dello Scorpione, quindi che rimanda comunque l'energia scorpionica di morte. Il 25 dicembre potrebbe essere pericoloso, però effettivamente mi rendo conto che bisogna considerare anche gli altri aspetti. E vediamo che Giove e il Sole fanno trigono sestile a Egeia, quindi potrebbero apportare energie positive, e entrambe Egeia e Giove fanno sestile al Sole, con un piccolo triangolo armonico che punta verso il Sole, che ormai sarà a 5 gradi, 4 gradi del Capricorno. E soprattutto quello che mi fa pensare in bene è che questo sarà un allarme che potrebbe scoppiare al momento, cioè sotto le feste natalizie, già è scoppiato in realtà. Però quello che mi fa pensare in meglio è questa reazione di Venere, questo fatto che Venere non se n'è andata, questa volta ed è tornata, come a voler regolare i conti, e aspetterà appunto l'arrivo, e questa volta aspetterà l'arrivo di Marte. Se il passaggio di Venere nel 2020 ha fatto scoppiare la pandemia e Marte col suo arrivo ha creato il lockdown, questa volta l'arrivo di Marte non troverà solo Plutone e gli altri pianeti maligni, ma troverà Plutone insieme a un pianeta più o meno benigno, che rappresenta il femminile, quindi il maschile e il femminile si congiungeranno, forse per sfidare questa elite oscura nel Capricorno che crea queste problematiche. Può essere il popolo che avrà raggiunto una certa spiritualità, un capire che l'unione fra il maschile e il femminile è importante per, attraverso questa unione spirituale, creare l'unione dei popoli e sfidare insieme questo male oscuro che prende il nome di virus, e non si capisce se alla fine la morte di Plutone in Capricorno parla più di virus o parla più di soluzione al virus. Cos'è che porta la morte, il virus o il siero? La società è divisa su questo punto di vista. Probabilmente l'unione di Marte e Venere potrà portare una certa unione della società e una ribellione efficace, diciamo, al male. Allora, per oggi preferirei sospendere questo video, perché le informazioni sono ancora tante da dare. Diciamo che cercherò di fare un quadro più o meno completo del mese di dicembre, con tutte le date salienti. Una buona serata e vi dico alla prossima.